Buongiorno ragazzi, clip nuova. Oggi è la finale di Sanremo 2024, quindi mi sto preparando per andare a fare il presentatore del festival. Sapete che pacchia. Mi sono fatto dare da alcune radio, ho fatto un po' d'amicizia, gli appuntamenti precisi di quando vanno i cantanti, quindi c'ho sicuro Manini, il volo, c'ho un flash. Vabbè, comunque tre artisti mi sono fatto dagli orari. Il problema è che sta piovendo, sta diluviando, per cui già ieri hanno annullato diversi appuntamenti, diverse interviste, quindi potrebbero farlo anche oggi. Ma la nostra caccia ai VIP continua comunque, anzi vado fiero insomma di questa sorta di challenge che ho inventato qui a Sanremo, facendo clip tutte separate. Non so se siamo a 10 minuti, a 20, a 30, a 40, ma non voglio assolutamente togliere niente. A chi non piace vedere il video uscirà dal canale, però a me che piace voglio farlo. Tanto voglio dire, ragazzi, siamo veramente crollati con le visualizzazioni, tantissimo. Però insomma, spero in una ripresa quanto prima, proprio per salvare questo canale, per non costringermi a... Saltiamo subito alla prossima clip. Stasera magari diamo pure un taglio alla barba. Saltiamo alla prossima clip e andiamo in giro per i cantanti, per gli artisti, per i VIP, per tutti quanti. Dopo una settimana che sto qui, non ho ancora capito effettivamente perché, cioè qual è il senso di stare da stamattina fino a stasera lì fuori a prendere acqua e vento. Boh, non lo so. Fatemi sapere se siete mai stati qui a Sanremo, se vorreste venire, se volete capire come funziona, i biglietti, l'alloggio, costi, eccetera. Io sto quasi a Radio Village perché, come sapete, sto lavorando a Radio Village ed ecco, questa è la strada che porta direttamente alle radio. L'unica radio che è esclusa dal Radio Village è KissKiss, che ha una sua postazione sul lungomare. Vedremo da andarci, boh, non lo so, perché ci sono stato due o tre volte vicino, però è comunque lontano, nel senso sta giù 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 a Basciamare e quindi diventa difficile. Siamo in attesa di il volo e probabilmente anche Mahmood. Vediamo, vedete, lavorare nel villaggio delle radio questo comporta, almeno c'è un po' di spazio per me, mentre la gente è tutta lì. Ciao, buongiorno. E niente ragazzi, adesso stanno per uscire. Gianluca! Ragazzi, missione fallita, niente foto, Ignazio non c'era, Piero e né Gianluca, insomma, si sono avvicinati troppo, purtroppo piove e niente, purtroppo il volo ha fatto proprio uno brutto scherzo. Con la pioggia che c'era, se ne sono andati, giustamente. Diciamo che stava proprio a un passo da me, se la poteva pure fare una foto in più. Però vabbè. Allora, io ho appena fatto la doccia, ragazzi. Devo assolutamente darmi una mossa perché si sta facendo tardi. Solo che sto lavorando a una cosa, insomma, e poi scendo di nuovo. Sembra che stia spiovendo un po', quindi mi aspetto meno pioggia. Allora, io penso che con il fatto che ha spiovuto, sicuramente ci sarà un bordello di gente. Pure i vecchietti che stavano dentro casa sono usciti. Quindi andiamo a farci un giro. Se non riusciamo a prendere VIP, prenderemo altro. Non vi preoccupate, che qualcosa faremo. Come immaginavo, questa è la fila per l'Ariston. Alla fine non puoi fare niente, quindi tutta sta fila non la capisco. Ragazzi, c'è anche Loredana per te, eh. Strada bloccata, ci sarà qualcuno, ma chi sarà? C'è Francesco Gabbani. Mamma. Voglio capire. Un saluto. Attenti fuori di forra. Vieni qua, Matteo. Ma si sposta. Passare. Smesso. Francesco, ciao caotici! Grazie! Una vecchia mi ha storto il naso per fargli la foto! Quello già è bello di suo, ma acciacca pure! Missione compiuta e devo dire veramente con grandi risultati, grandissimi. Stavamo io e il mio collega, ci siamo trovati spiaccicati su un sasso, su una grossa pietra, perché la gente
ci ha travolto. Ragazzi, una sensazione stranissima. Bene, qui invece abbiamo Emma e i coristi che cantano. Cosa bella è che poi ci sono degli stand come Mutti, eccolo ad esempio, dove voi praticamente passate e vi viene dato un gadget pubblicitario. Il cervello mi sta scoppiando, però bellissimo, grazie. Siamo fatti pure la disco Mutti e adesso continua la caccia VIP, anche se abbiamo veramente tanta roba. Ragazzi, facciamo pure un po' di pubblicità a DC. Eccoli qua, che hanno regalato sto drink chiuso, invece Coca-Cola te lo apriva per fare in modo di non portarlo a casa. Ciliegia al lampone. Bless, Vincenzo Bless, che fantastico freestyler. No, ragazzi, abbiamo raggiunto il limite. Praticamente non c'è nessuno, però si sono riunite 3-4 persone e alla fine si è creato questo. Assurdo, eh? Questo vlog è assurdo. Ok, io ho mangiato due pezzettini di pizza in una pizzeria buonissima. Ho fatto pure uno short, anche perché non è proprio pizza. Ciao Gali! Saluta il mondo dei caotici! Ciao! Sanremo, c'è un centro culturale di Sanremo. Vieni a vedere se spiega. Vieni a vedere. Ma scazzata la signora. Ragazzi, in calcio d'angolo ci siamo fatti pure Gali. Fantastico. Alla fine ha salutato, però non so se si è visto nel video. E niente, a Sanremo funziona così. Tra un'ora inizia la puntata, 50 minuti inizia la puntata. Gali era ancora in giro. Boh, non so che dire. Ragazzi, io non so chi siano. Se lo sapete ditemelo voi. La 500 di Emma. Peccato che stanno già tutti facendo le prove e la gente si sta alludendo che esca qualcuno. Vi faccio vedere pure il casino di Sanremo, però solo da fuori. Io entro dentro, ma dentro non si può riprendere. C'è anche tipo Miss Italia, non so chi è. Boh raga, non lo so qua. Boh, stanno un po' di tutti. Comunque questo è il casinò di Sanremo e ci vediamo dopo. Appena uscito dal casinò, ragazzi, non dico niente. Comunque il vlog sanremese continua. Infatti ci vedremo direttamente domani per la giornata finale. Nel senso, oggi è la finale, però domani ci sarà il vincitore, faremo un giro, andremo a mangiare. Insomma, il viaggio continua ancora. Spero che con un solo video ce la faccio a fare tutto, altrimenti dividerò in parti. A questo punto l'avrò già fatto. E dopo ma 2 ore di fila, 1 ora e mezza va, finalmente sono arrivato sotto l'Ariston. E che cosa si vede? Un cazzo. Scusate raga l'espressione, però dopo 2 ore di fila, insomma, ci sta. E adesso vi faccio vedere pure a voi. Questa è la serata finale, ma attenzione perché domani mattina continueremo il vlog, perché ho scoperto tanti spoiler. Ci sono Negramaro alle 11:30, non lo voglio dire a nessuno. Raga, questo è un altro lato della piazza, scusate l'audio. E lì c'è sempre l'Ariston, un altro ingresso. Invece questa è la piazza dove canterà Tananai stasera. Penso che non ce la faccio a sentirlo. Comunque facciamo finta che ci sta pure Tananai, dai. Ragazzi, mi raccomando, tanti like, perché veramente vi sto portando sul canale un bordello di gente. Buongiorno a tutti ragazzi, è il dopo festival, quindi siamo quasi arrivati alla fine di questo eterno vlog sanremese. Sono curioso, siccome sono appena sceso, di vedere con voi la domenica del festival, insomma quest'anno di domenica, che cosa c'è a Sanremo, cioè se la gente
è rimasta oppure se la maggior parte sono andati via. La nave ovviamente ha tramontato, è partita, non so se stanotte stessa o stamattina presto, perché non c'era più. A livello di persone, oddio, la gente ci sta ancora, ma tosti capelli, lasciamo sta. Diciamo non è tanta, ma non è nemmeno, madonna che paura, ma non è nemmeno poca. Io pensavo partissero tutti stamattina presto, anche perché domani ovviamente mi è arrivato l'SMS da Trenitalia, che se mi ricordo ve lo linko qui sopra, che ci sono i ritardi e gli scioperi dei treni. Ovviamente devo andare a Milano e devo vedere se ci devo andare a piedi, devo fare una sorta di pellegrinaggio a Milano a piedi, non lo so. È pieno di gente, altro che... Adesso incontriamo una persona, poi andiamo a vedere quello che possiamo fare. Continua la nostra caccia. RTL sta smontando e invece Radio Number One ancora no, perché dovrebbero arrivare in Negramaro, ma non diciamolo in giro. Stiamo aspettando in Negramaro, eh. Si stanno facendo attendere. Giuliano! Lì. Ciao! Ragazzi, purtroppo dei Colors li abbiamo persi per un attimo, ma ho fatto uno short. E direttamente dalla trattoria del porto a Danico, un bel pranzo VIP, perché tutti i VIP vengono qui, non è che ci sono venuto per questo, si mangia benissimo. Quindi vi farò anche vedere qualche scena dei piatti, scena, così vi faccio venire un po' di acquolina in bocca. Intanto una mise en place molto semplice, ma molto bella. Buon appetito. Per primo ecco questi ravioletti liguri con tartufo, fonduta di formaggio. Ragazzi, io ho messo il cappello perché fa freddo. E per terminare, una bella sfera di pistacchio, veramente buona. Se volete vederla aperta, andate a vedere il post su Instagram. Ciao ragazzi, tutto bacio gigante. E niente ragazzi, abbiamo fatto anche un incontro con i santi francesi, e loro che hanno vinto il festival di Sanremo Giovani. Sono rimasto veramente soddisfatto, molto contento. Questo posto non delude mai, riserva sempre qualche sorpresa. Non ho il microfono, quindi mi sentirete un po' più lontano, però insomma, io penso che questa caccia ai VIP sia andata veramente meglio del previsto. La Mutti sta regalando il pranzo, ovviamente dopo che abbiamo lasciato due banconote da 100 lì. Però vabbè, cioè vi devo dire la verità, veramente buono il pranzo. E ragazzi, se passate a Sanremo, mi raccomando, pure solo se volete mangiare il dolce, raga, mamma mia, fanno un dolce al pistacchio, quella palla, che è buonissima veramente. Quindi ve la straconsiglio. E adesso niente, adesso vado un po' a riposare, perché sto veramente stremato. E se ci riesco, come vi dicevo prima, dopo facciamo un altro giro, altrimenti chiudiamo il vlog con tutte le considerazioni finali, eccetera. Poi devo fare un altro piccolo servizietto per di lavoro e poi ci vediamo dopo, insomma. Comunque, il pranzo un 9,5, anzi 9,7 su 10. Dico 9,7 solamente perché l'amaro c'è stato offerto, quindi grazie tantissimo al ristorante, però non c'è stato la scelta, avrei preferito qualcosa, magari pagare, però per avere un amaro un po' più importante. Invece in realtà c'è stato offerto, era buono, però devo dire era buono. Quindi oh raga, 9,7 su 10 è tanto, eh. Invece questa è la ruota sulla quale volevo andare. Il problema è che c'è una fila, ragazzi, che fa veramente paura. Ragazzi, cambio di programma, saliremo probabilmente sulla ruota panoramica Vera Lab di Sanremo. Ragazzi, non ho il microfono qui, perdonatemi, ma sto vloggando da una settimana, sono completamente esaurito. Lasciate tanti like, spero che qualcuno di voi sia arrivato fino a qui in questo video, perché è veramente importante per me. E lo sapete che nella vita normale faccio tutt'altro, ma nel tempo libero, tra virgolette libero, la mia passione è creare contenuti social, quindi grazie. Ed eccoci qua, siamo sotto la ruota, biglietto preso. Appena saliti sulla ruota, ragazzi! Ragazzi, è veramente bellissima la vista, spettacolare, guardate che mare! Ragazzi, è il turno di Alessio Manini. Incontriamo Alessio, la mia bisnonna Samantha. Ciao Ale. Ciao.
Come stai? Bene, bene, tu come va? Bene, bene. Un saluto a tutti i caotici, ciao. Bene ragazzi, abbiamo fatto anche Alessio, è stato l'artista più umile di tutto il Festival di Sanremo 2024. È riuscito a farsi una chiacchierata con me, emozionato, è stato veramente un grande. Ho riposato, sono sceso di nuovo. Niente, anche per Domenica Inn c'è ancora un sacco di gente. Volevo mettermi là fuori per prendere man mano gli artisti, ma dove mi metto? Cioè, raga, lasciatemi un like perché vi ho portato veramente tanta gente, quindi me lo merito. Però così stasera a Domenica Inn veramente non saprei. O devo andare dall'altro lato, ma boh, tanto potrebbero uscire e tanto no. Quindi vi faccio vedere pure a voi, c'è meno gente ovviamente, non ci sta quasi nessuno, diciamo, ma con tutte le transine non si passa, quindi vedete? Comunque c'è la gente. Certo, rispetto a ieri nessuno, però tipo là non si può andare, ci sono le transine, vedete? No. Come ci arrivo alle porte? Ed eccoci qua ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa avventura lunghissima di questo vlog. Stanno smontando tutto, mamma mia, mi si sta spezzando tipo il cuore perché è stata una bellissima esperienza. E niente, adesso si ritorna a Milano e spero di riuscire a registrare qualcosa anche lì a Milano. E si vede che sono particolarmente legato alla musica? Era una domanda retorica. Vi ringrazio per essere stati con me, è la prima volta che vi faccio vedere questo lato, insomma. E il primo giorno non ve l'ho mostrato perché pensavo di poterci arrivare anche successivamente, invece non è stato possibile, quindi va bene così. Ci vediamo veramente nel prossimo video e vi mando un bacione e un abbraccione a tutti quanti. Spero che questo video lo abbiate visto, quante più persone possibili, e mi abbiate lasciato un like. Ciao!